Si va va. Bring the action. Ancora una volta, meravigliosamente, di dietro qua. Bring the action. Tra l'altro sembra non aver gradito, non si è voluto neppure sedere in panchina accanto al suo allenatore, e poi, e questo diciamo è il fatto storico, vogliamo un po' esagerare, è uscito Rizzitelli, ha lasciato il posto al giovane Francesco Totti, che quindi conosce il giorno dell'esordio in una giornata, chiamiamola di gloria, sto parlando un po' di retorica oggi, di gloria romanista, una vittoria fuori casa, almeno così dovrebbe essere a 20 secondi dalla fine, Roma è saldamente a comando con due gol messi a segno nel primo tempo da Caniggia e Michailovic, ci ricordiamo. Buongiorno, di nuovo buongiorno da Eleonora Silvi per la seconda parte della rassegna stampa di Radio Yes. Do il buongiorno anche a Carlo Lazzotti, direttore di TS. Buongiorno Carlo. Buongiorno Eleonora, un saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi festa nazionale, eh? Eh beh, sì. È vero, perché per quello che è un monumento del calcio italiano, ma soprattutto un'icona di quello romano, insomma, quindi un'icona assoluta. Vent'anni sono un traguardo straordinario. Sì, c'è una bellissima intervista sul Corriere dello Sport proprio al capitano Francesco Totti in onore della sua del suo ventesimo anniversario in carriera. Senti, ma tu quando è che hai creduto, hai pensato per la prima volta che fosse davvero forte? Nel senso, non so, hai visto una partita e hai detto, mamma mia, questo qua, non so, aveva 20 anni, comunque era giovanissimo, e tu hai detto, oddio, questo è fortissimo. Beh, da subito, quando ho cominciato a giocare le prime partite con la Roma, già si capiva. Poi fece quel gol al Parma, credo, proprio di inizio carriera, e si è capito che aveva delle qualità, soprattutto saltava l'uomo con una facilità estrema, quindi già dalla prima stagione si era capito che era un crack importante. Però poi io penso che la consacrazione definitiva, lui già era, Francesco Totti già era idolatrato dalla folla, si è avuta con Carlo Sbianchi, perché la storia la conoscono tutti, Carlo Sbianchi lo voleva mandare via, per lui era un giocatore assolutamente normale. Ci fu un triangolare tra la Roma, l'Ajax e il Borussia Mönchengladbach, che poteva rappresentare la cartina tornasole, cioè o dentro o fuori. Se Francesco Totti non avesse dato grandi prove di sé, avrebbe preso la strada davvero del prestito, e lui sfoderò due mini partite, perché erano gare da 45 minuti, impressionanti, condite da due gol pazzeschi, uno all'Ajax con un tiro da 40 metri sotto la traversa e un altro al Gladbach, e lì si è capito che quando un giocatore reagisce in quel modo ha delle qualità assolute. E allora io credo che proprio quella sia la prova di maturità di Francesco Totti, perché poi passato Carlo Sbianchi, che è stato esonerato ben presto, e lì è proprio decollata la carriera di Francesco Totti. Senti, però leggevo sulla parte sportiva del Corriere della Sera che la Mela a 21 anni ha fatto più gol di Totti quando aveva la sua età. Ma perché nella Roma ha giocato di più, nel senso che Francesco Totti inizialmente venne un po' bistrattato, un po' protetto, un po' custodito gelosamente. Ricorderete magari che Mazzone, i più anziani se lo ricordano, Mazzone non gli faceva fare neanche le interviste a fine partita. Il famoso ragazzino batte a fare la doccia è accaduto veramente, io ne sono testimone, perché Totti si era fermato al tempo, non c'erano le designazioni dei giocatori che potevano parlare con la stampa, e neanche una sorta di mix zone come oggi, cioè all'epoca si andava sotto negli spogliatoi, chi usciva usciva e si interrogava un po' tutti, e Mazzone non lo faceva davvero parlare con i giornalisti, e lo usava anche in campo con il contagocce, perché si rendeva conto che c'era il rischio di bruciarlo, quindi il titolare era Balbo giocava 70 minuti, con gli ultimi 20 entrava magari Francesco Totti. Quindi la Mela, da quando è arrivata la Roma, sponsorizzata da Sabatini e comunque dal fatto di aver disputato già dei campionati con River importanti in Argentina, è diventato subito titolare di questa squadra, e quindi sono 2 anni che gioca alla grande, ma gioca praticamente tutte le partite salvo infortuni o squalifiche. Francesco Totti nelle prime 2-3 stagioni invece ha giocato spezzoni di partita, ecco, dalla terza in poi ha avuto la continuità, perché ormai si era capito che era un giocatore troppo importante in campo e anche proprio leader dal punto di vista tecnico.
Ho capito, senti, ma chi sarà il suo successore? Non so se, se bella ne domanda. Parla. Bella domanda. Vabbè, dai, Danielino, Danielino io lo conosco anch'io, pensa che non guardo le partite, penso, da quando ero piccola. Quindi Daniele De Rossi secondo te potrebbe essere? Ma può essere un suo successore per quanto riguarda la fascia di capitano. Poi dal punto di vista tecnico è impossibile trovare un successore di Francesco Totti. Qualche anno fa c'era un giocatore che poteva incarnare delle caratteristiche un po' simili. No, olandese, nazionale, si tratta di Rafael van der Vaart, tra l'altro con una storia particolare anche la sua, perché anche lui è sposato con una soubrette dello spettacolo importante, Sylvie van der Vaart, olandese, quindi comunque una storia simile a quella di Francesco Totti, mezzi tecnici vicini al capitano, diciamo proprio assimilabili, però van der Vaart è titolare indiscusso, insomma, nella nazionale olandese, è uno in grado di fare gol su punizione, quasi infallibile dal dischetto. Tira bene da fuori area, può giocare addirittura prima punta volendo, ma in realtà è più fantasista o seconda punta, quindi era uno abbastanza simile. Poi le strade di Van der Vaart sono in altre direzioni, oggi è all'Amburgo e si trova bene in, in Germania. In Italia non c'è, in Italia forse Jovetic potrebbe in qualche modo ricordare Francesco Totti per quel suo modo di essere un po' numero 8, un po' numero 9, un po' numero 10, cioè un giocatore che può giocare addirittura volendo interno di centrocampo, ma che può essere prima punta da solo, seconda punta, fantasista alle spalle delle punte. Però è chiaro che non esiste, è un clone di Francesco Totti ed è impossibile anche pretenderlo. Ecco, secondo me quando tra 10 anni Francesco Totti smetterà di giocare a pallone, 10 anni? Speriamo, insomma. Mamma mia. Potrebbe fare come se Stanley Matthews, insomma, che a 50 anni ancora andava in giro un po' pelato a giocare per i campi della Premiership. Ma però che farà dopo lui? The Roma pressure continues here. Cross far post for Totti, what a goal! What a goal from Francesco Totti! Francesco Totti. Per cui dico ai tifosi della Roma già da adesso, evitiamo accostamenti pericolosi, evitiamo di fare paragoni, perché sarà impossibile, cioè fare un paragone con Francesco non Totti sarà scomodo. Di Francesco ce n'è uno. Senti Carlo, io volevo portare la tua attenzione invece su un fatto di attualità, no? Che il governatore della Sicilia Rosario Crocetta è impazzito e ha revocato l'incarico all'assessore al turismo Franco Battiato e anche ad Antonino Zichichi, assessore ai beni culturali. Per il primo lui ha giustificato la revoca in questo modo: affermazioni inaccettabili, riferendosi a quelle di qualche giorno fa sulle donne del Parlamento. Quando si sta nelle istituzioni se ne deve rispettare la dignità. Quando si offende il Parlamento si offende tutto il popolo italiano e ciò non è consentito a nessun competente delle istituzioni. Ma io non credo che il popolo italiano si possa rivedere, insomma, anche riconoscere nel Parlamento della scorsa legislatura. No, non c'è dubbio, però è anche vero che stiamo vivendo una fase un po' particolare in cui da una parte una parte corposa della cittadinanza vuole abbattere il palazzo e quindi tutto quello che c'è dentro c'era dentro e che c'è stato dentro negli ultimi 20 anni, e quindi reputa lecite anche dichiarazioni forti come quelle di Battiato, anche insultanti, perché poi è sempre sbagliato generalizzare, no Leonora? Perché va bene che ci possano essere stati dei casi isolati nelle passate legislature di personalità femminili che magari erano un po' compromesse in alcuni casi dalle intercettazioni o hanno rivelato particolari un po' oscuri poi di quella che era la vita privata anziché del lavoro di parlamentare. Però generalizzare è sempre sbagliato e soprattutto io non sono troppo d'accordo con questo movimento che vuole disgregare tutto all'insegna dello sfascismo più assoluto. Le istituzioni, se cominciamo noi italiani a smontarle, tipo trasloco quando dobbiamo staccare un mobile Ikea dal muro, alla fine non rimane più niente, non rimane più niente a livello internazionale e tutti quanti ci guarderanno storto e con diffidenza. Ma soprattutto siamo noi italiani in primis che non avremo la forza di ricostruire, quindi io continuo a dire i cantanti dovrebbero fare i cantanti, i comici dovrebbero fare i comici e i politici non dovrebbero fare i politici di professione, dovrebbero avere un certo ricambio almeno ogni 2 legislature, quella è la vera sfida, non tanto alzarsi una mattina e dire io faccio il panettiere e adesso magari su un blog comincio a parlare dal punto di vista politico e a inveire contro, va bene tutto, però è sempre meglio insomma studiare prima di affrontare gli eventuali discorsi. Adesso Battiato è in corso tra l'altro in una battuta involontaria ma sotto certi aspetti un po' estorta, perché riapriamo era un fuori onda in una trasferta a Bruxelles, quindi comunque sia in un ambito un po' particolare,
però sono errori che si pagano, giustamente. Io credo che alla quindi fine sei d'accordo comunque con per la quanto riguarda la decisione su Battiato, per forza, perché dopo frasi di questo genere è impossibile che lui possa ricoprire quel ruolo nel Parlamento siciliano. E credo che ognuno sappia, nel momento in cui ha una carica pubblica, che se viene beccato a dire cose sconvenienti deve poi fare i conti con l'opinione pubblica, ma soprattutto con quella che è l'etica e la deontologia che il ruolo che ricopre insomma pretende. Certo, quindi sei d'accordo anche con la revoca di Antonino Zichichi, perché Crocetta ha detto di Zichichi non se ne poteva già più, bisognava lavorare, invece lui parlava di raggi cosmici, forse sarebbe stato meglio utilizzarlo come esperto. Io ho pensato, ma pensate, è uno scienziato che parla di scienza. Sì, no, fa un po' ridere. Fa ridere, no? Scusa. Non c'è dubbio, ma vedi, il ruolo, adesso proprio in breve sintesi, il ruolo che poi viene dato a questi personaggi va sempre considerato, perché allora se io devo creare un Parlamento regionale e al posto di gente competente, parlo di un assessore competente al traffico perché ha studiato quella materia, esattamente, al posto di un assessore competente alla sanità perché magari viene dalle magari quadri, un medico, penso, ecco, magari un medico chissà, o anche un paramedico, per carità, a volte sono molto più esperti perché vanno con le ambulanze in giro per le strade e percepiscono quali sono le esatto. esigenze. Se io ci metto un ingegnere nucleare oppure uno sportivo che ha appena finito le Olimpiadi, ma che cosa ho fatto? Ho creato semplicemente delle figure, in realtà delle icone che stanno lì, ma in realtà non conoscono nulla della esatto, materia che devono trattare. È un semplice disservizio anche. È un disservizio e quella è una sciocchezza clamorosa, ma a volte quelle sono cose fatte semplicemente per catturare voti, eh. Il, certo. Anche nelle passate elezioni. Illustri, abbiamo, certo, come no. Dimmi che cosa può dare una schermidrice famosa esatto. alla politica italiana se fino a ieri si è occupata dei suoi bambini e delle Olimpiadi di Londra. Io esatto. credo assolutamente nulla, però questo è un vezzo purtroppo della politica italiana, perché basta il nome per attirare il voto, ma in realtà poi è anche per questo che certo. ci troviamo in una situazione che conosciamo. Certo, no, stiamo parlando, ricordo agli ascoltatori, di Valentina Vezzali, che è stata candidata nella lista civica per Monti alle scorse elezioni nazionali. Ma poi non ce l'ho con lei in particolare, no, dico sicuramente, certo. È il ruolo, certo. questo vale per le soubrette televisive che diventano candidate al Parlamento. Certo, no, ma infatti noi abbiamo assistito a due correnti opposte, no? Chi arruolava, tra virgolette, personaggi illustri, chi invece andava a prendere persone della strada, della città, come non so, Ilaria Cucchi, presa dalla Emma Battaglia, non lo so, presa dal PD per esempio, anzi no, scusa, da Ingroia, Ilaria Cucchi. Quindi abbiamo assistito a queste due correnti diverse, chissà se hanno fatto bene, se hanno fatto male. Siamo arrivati purtroppo al termine oggi, Carlo, io ti saluto e ti do una buona giornata, ti ringrazio sicuramente, ci sentiamo domani. Un grande abbraccio. Ciao Carlo. Passiamo la linea a Francesco Gesualdi con il suo programma Benvenuti a Camelot dalle 11 alle 13. Grazie dell'attenzione. Ci sentiamo alle 11.30 con il giornale radio.